Il soccorso aereo si esercita sulle Dolomiti. Sul Monte Zecca a Sarajevo le commemorazioni per l'equipaggio dell'Ira 34. Corri con le frecce per Telethon a Rivolto. Ben ritrovati al nostro appuntamento settimanale con Video News. Sulle Dolomiti chiude in battenti oggi l'esercitazione internazionale di ricerca e soccorso organizzata dall'Aeronautica Militare. L'esercitazione, che ha preso il nome di Grifone 2017, ha visto la partecipazione di assetti e personale delle Forze Armate, Corpi Armati dello Stato e amministrazioni statali. Vediamo il servizio. Siamo qui a Dobbiaco per la Grifone 2017, la più importante esercitazione organizzata dall'Aeronautica Militare nel campo della ricerca e soccorso. Un'esercitazione internazionale, interforze e interagenzia che serve proprio a testare le capacità di tutte le forze armate, dei corpi armati dello Stato e delle agenzie statali nel delicato campo della ricerca e soccorso. Abbiamo avuto modo di vedere quanto la rete della difesa civile sia importante nel nostro territorio. Possiamo contare su diversi attori, tutti molto preparati, e sull'inserimento proprio in questo contesto delle forze armate, dell'aeronautica in particolare, che danno appunto anche al cittadino un senso che c'è una rete che su eventi di particolare rilievo gestisce in maniera tempestiva ed efficace l'intervento. Quest'anno abbiamo scelto l'area di Dobbiaco ed è importante soprattutto organizzarla invitando le agenzie dello Stato e le altre forze armate per sviluppare un unico linguaggio nell'ambito del soccorso aereo. 25 anni fa, sui cieli di Sarajevo, il velivolo G-222 Lira 34 della 46ª Brigata Aerea di Pisa fu abbattuto mentre partecipava alle operazioni ONU di aiuto alle popolazioni bosniache sotto assedio, trasportando viveri e materiale sanitario. Lo scorso 3 settembre hanno preso parte alle commemorazioni autorità civili e religiose, familiari dei caduti e una rappresentanza dell'Aeronautica Militare. 1500 podisti che hanno partecipato alla seconda edizione di Corri con le frecce per Telethon, appuntamento benefico organizzato domenica scorsa all'aeroporto di Rivolto, casa del secondo stormo e delle frecce tricolori. È stato proprio il sorvolo delle frecce tricolori a dare il via alla manifestazione podistica di beneficenza organizzata dal Comitato Udinese di Telethon, da sempre impegnata a sostegno della ricerca scientifica. Grazie al prezioso contributo dei partecipanti sono stati raccolti circa 10.000 euro da devolvere alla Fondazione Telethon per la sua attività solidale. Video News termina qui. Arrivederci alla prossima edizione.